ufficialmente tornato nel calcio. Era troppa la voglia di rientrare in quello che è sempre stato il suo mondo e alla fine ha deciso di farlo dimenticando i fasti di un tempo e ricominciando dalle retrovie, ovvero dal Monza e dal suo campionato di Serie C. E così, nella sua prima domenica utile, il neo proprietario della squadra brianzola non si è fatto sfuggire l'occasione di presentarsi allo stadio Brianteo e di trasformare una normale partita di terza serie in un vero e proprio monologo personale. L'arrivo trionfale nell'impianto con tanto di intervista film, poi il giro per lo stradivo all'interno dello stadio, prima nella sala VIP, dove Berlusconi ha controllato personalmente il bicchiere, e quindi nella tribuna principale, da dove ha salutato i tifosi che intanto intonavano i cori Silvio. Insomma, il solito show ad personale. Iniziato, come detto, al di fuori dell'impianto, dove ancora una volta Berlusconi ha voluto spiegare i motivi del suo ritorno. Sono qui prima di tutto perché Monza è una città importante e conosciuta nel mondo grazie anche alla Formula 1, secondariamente perché lo stadio è a soli 8 minuti da casa mia, Rai, MDM, e perché mi sento monzese d'adozione. Sono convinto che se la squadra sarà rinforzata a dovere potrà salire dalla Serie C alla Serie B e magari chissà, in Serie A. Abbiamo preso il Monza per mettere in piedi una squadra e una società modello e investire nella ricerca di giovani in tutta Italia. Vorremmo avere la squadra titolare fatta di giovani, tutti italiani naturalmente, con certe regole che ormai il calcio non considera, come il da sempre fondamentale nei giudizi critici dell'ex presidente del Milan. Ma non solo, l'elemento più importante sarà l'educazione e la compostezza, nella selezione dei calciatori. Vogliamo ragazzi ordinati, che si presentino bene e magari senza barba, tatuaggi e orecchini, educati e ben vestiti, che intanto abbiano comportamenti leali nei confronti degli avversari, che chiedano scusa se commettono un fallo e che sappiano parlare a un altro. Mi hanno detto che non troveremo ragazzi senza tatuaggi. Ma io ci credo e spero che il Monza possa dare a questo calcio che ormai è fatto di stranieri un esempio diverso da sé. Credo e spero che il Monza possa fare un'eccezione in questo calcio, tutto fatto di nomi stranieri, incomprensibili e impronunciabili, e che possa spingere a un'imitazione, andando oltre il cattivo esempio che i giovani ricevono da giocatori con i quali sono in contatto.